too. La luce è pessima però, eh. Non so. Salve a tutti. Non so se è già connesso qualcuno. Ciao Dario. Ciao Dario. Due Dari. Tre due. A me ancora non mi risulta in diretta. Ma state vedendo sul mio profilo? Non mi risulta in diretta. Ma che sei, il profilo tuo? Non credo. Aspetta. Mi ricordato, Dario Zimbaro, io non lo conosco. Ma stiamo facendo Maurizio, delle prove. Maurizio, buongiorno. Ciao Maurizio. Buongiorno Enrico. Ciao. Buongiorno a Continuiamo tutti. Continuiamo a fare l'unboxing, però a me non mi risulta la diretta. Aspetta, Che c'è in coccia il cellulare? Il mio è super sfigo smart. Infatti mi sa che c'è qualcosa che non va. Dai, poi lo vedi. Cerchiamo di risolvere. Ok. Tanto sicuramente siamo in diretta sul mio profilo. Prendendo un caffè. Margherita sta prendendo un caffè. Terzo della mattina. E io sono pronto a tirare fuori qualche altro vinile da questo pacco. Ok. C'è scritto e tutti vedono, quindi parti, okay, dai. Quindi posso partire. Grazie, buongiorno a tutti. A me non mi risulta, comunque. Vabbè, è un coccio. E te devi risultare, te devi risultare loro. Allora, questo è sempre il pacco di Matteo, dove già ho tolto i vinili che abbiamo visto la volta scorsa nel video parte 1. Adesso facciamo una parte 2 di questo video. Rileviamo un po' di polistirolo qui, che c'ha anche giocato un po' il gatto. Togliamo un po' di roba e ne prendiamo un altro po' di vinili, senza esagerare. Ecco. Prendiamo questo, davanti, vabbè, prendiamoci pure questo, va, che c'è una bella copertina, guarda. Allora, ripeto che questi sono tutti stock che io compro e non li pago tantissimo, quindi comprandoli in stock costano meno. Avrete sicuramente visto nei miei post, che tra poco, a breve, arriverà anche il mixer e tutti gli accessori. Allora, la musica di sottofondo è cambiata, non è più Rambo 2, ma è Terminator, sempre 2. Il giorno del giudizio, il remix. Questo ce l'ho pure questo in vinile, mi piaceva tanto questo vinile, quando uscivo mettevo sempre la festa, già l'ho detto. Allora, iniziamo subito. Only Peep, Pacific People. Questo avrebbe parecchio successo, questo brano. Registrato sul Next, etichetta Next. Non dare il cellulare nuovo e permette di mettere a fuoco. Esatto, mettiamo tutto a fuoco adesso col cellulare nuovo. E questo Pacific People. Ovviamente il mio cellulare, che non so, comprerebbe mai. Life Force Edge of Universe. Questo è del 2002. Se mettevo mobile non metto a fuoco niente. Come ho detto io, diciamo nel 95-96, insomma. Carina la margheritina. Nella prima metà, aspetta, faccio vedere qua. Nella prima metà degli anni 90 poi smisi di fare il DJ, partì militare, poi ci furono altre avventure e quindi non le comprai. Questo è del 2002, non so se... Basta un po' come fa. Se puoi inquadrare lì la copertina. Dove è scritto? E qui sta scritto 2002 FMA, edizioni musicali discografiche. Troppo basso forse? Questo è troppo, infatti, non è vero. Allora, questo lo rimettiamo così. Oh, DJ Cerla, Crazy for Love. Questo è un altro bel mix. Non so se riesce a mettere a fuoco qua.
Certo, metto a fuoco tutto. Ok. Sono quattro versioni. Sì, sono quattro versioni. Adesso mettiamo a fuoco invece il dietro. Facciamo vedere questa. Mi aspetterà un bel lavoro perché voglio fare le foto di tutte le copertine. Sul disco GS ci stanno, ma ho visto che sono sempre le stesse. Cioè il primo che arriva e mette le foto sul disco GS, poi il disco GS le prende sempre quelle. Io vorrei mettere invece quelle che ho io sul disco GS, quindi ora ci proverò, se no le metto nel mio archivio. Allora, Crazy for Love di DJ Cerla. W. Ok. Questo sempre su DVA, Dance World Attack, etichetta che si attribuisce a Savage. Un sacco di artisti hanno inciso dischi su DVA, tra i quali anche Corona. Ecco, guardate che bello che era il simbolo DVA di qua. E poi facciamo vedere anche da quest'altra parte. Dance World Attack. Quattro versioni. Hasta la vista, baby. Allora, Cult House Proactive Progressive Motion Records. Ah, ecco, qui basta riprendere il centrino. PRG Progressive Motion Records. Eccoci qua. E questo è il logo, dall'altra parte, questo è famosissimo, questo logo. Oh, andiamo avanti. DJ Dero, La Campana. Angelo. DJ Dero, La Campana. Eccolo qua, DJ Dero, e di qua c'è il simbolo, ovviamente Steel Wheel, l'etichetta discografica. Lo mettiamo così. E questo è il DJ Vortex, Psicotecno EP, For Navigators. Buongiorno Pintus. Pintus Moreno c'è? Ciao Moreno! Noi aspettiamo sempre a te per la diretta I primi anni di Jovanotti, Lorenzo Cherubini, I primi anni, Walking, Gino, Latino, io quelli me li ricordo. Ciao tutti. Massimiliano Gallan. Ciao Massimo. Tu Fabiolas, Tu Fabiolas, Play this song, Tu Fabiolas. Questa pure è molto molto famosa. L'etichetta è quella di prima, il PRG. Sì, l'etichetta è sempre PRG. Progressive Motion Records. Moreno scrive che arriverà. Va bene, tanto non si va mai. Voi lo sapete, io non vado mai di fretta, eh. Mai andare di fretta. E qui New Meal. I Won't Change Your Mind. New Meal. Bellissimo pure questo. Le copertine sono un po' da rincollare proprio perché i dischi bello, sono originali. Tu Fabiolas, Play this song, scrive sì, Morena. Sì. Beh, bello, Tu Fabiolas, sì, molto molto bello. Pure questo, New Miller, era un bel brano, un bel pezzo. Io ripeto, questi sono tutti, vabbè, io l'ho presi in stock, però soprattutto io scelgo gli stock dove c'è un materiale, diciamo, dal 95 in poi, anche anni 2000, 2001, 2002, che mi sono perso parecchia roba. Perché lì avevo smesso, e quindi qui ovviamente come sempre Maya scrive c'è una data, spesso è un anno o qualcosa, poi questo ce lo dice disco GS, sì, qua non c'è. Allora, questo addirittura è un white label, meno male che ce l'hanno scritto, perché questo era copertina bianca, disco bianco, però ce l'hanno scritto Spirits Turntable Bros. No, Moreno,
Chi è questo che te l'ha Ah, mandato? non è Caria, non è Caria. Questo è un amico che ho conosciuto sul coso. Matteo si chiama. Matteo me l'ha inviati e è uno scatolone pieno, sono tanti. Quelli di Caria ancora li devo sballare, stanno là i due scatoloni, quelli giganteschi. Se continui a comprare a sto ritmo non riusciremo mai, forse per la pensione. Infatti, piano piano io sto facendo gli unboxing. Guardate questo. Planarium Love and Passion. Bello, bello pure questo. Poi sto cercando di sistemare la Reni Caverna in modo che posso accedere al mio archivio di vinili, così posso cominciare a lavorare bene. Perché quelli là li conosco tutti quanti bene. Questi purtroppo che sto prendendo ultimamente, per me è tutta roba nuova, non lo so. Vabbè, bisogna sentirla Extreme. Questa. Mi pare di ricordarmela pure questa, però etichetta Dance Era Factory. Troppo complicata da ricordare. Questa è del 99. Carino il topino col cuoricino. Aspetta, non sapevo che stavi riprendendo. DNG di DNG. DNG di DNG. DNG di DNG. Pura musica. Eh sì, Dolce Gabbana Presents DNG di DNG. 12.000 lire. Esatto. E qua dietro. Carino. DNG di DNG. Allora, Mephisto People, pure Mephisto famosissimo. Questo però è un po' più, non dovrebbe essere anni 2000, questo è più vecchio. Okay. Vediamo se riusciamo a trovare un anno. Publishing, un'autorizzare public and copying is prohibited, made in Italy. Forse 98, potrebbe essere 98, 598 potrebbe essere. Ah, questo te lo sto facendo vedere storto. L'effetto è carinissimo questo qua, Poi in effetto che adesso c'hanno tutti i cellulari, le macchinette, però all'epoca era un bel effetto questo. Alferio scrive Cero Extreme. Non so che è quello prima. Eccolo. Dubadì questo qua. Allora ci dici come si pronuncia. Swingers, no more questions. Esatto. Anche questo? Non so se si riferisce a People o a questo. Swingers. Reform. 33 giri. Swingers. No more questions. No more questions. Systematics remix I Got the Music by Bliss Team. Il remix di I Got the Music. C'è pure il trance remix. Deve essere bello. Trance instrumental pure. A me piacciono parecchio le versioni strumentali. Non parlate qui a Roma, mi sa che oggi viene a piovere. Stasera? Perché è tutto nuvoloso, non c'è il sole, oggi non è sorto il sole a Roma. Meglio, anche se fa caldo comunque. Sì, fa caldo, però si sta meglio. Devo dire la verità. I Got the Music. La mattina era cambiamo un attimo. Io avevo preparato questo pad, che poi però non ha funzionato come avrebbe dovuto. Anch'io. Avevo messo tutti i brani là dentro, come se sono scomparsi tutti, vabbè. Allora, andiamo avanti. Alferio dice di suonare DNG. DNG? Ah, DNG di DNG, Dolce Gabbana. O due, magari dopo lo suoniamo, sì.
U2 Mofo Remix by Matthew Roberts Mofo. Ovviamente remix, qua scritto, ed è qua un altro colore, arancione da una parte e lilla viola dall'altra. Questo pure è un bel remix, deve essere, eh? U2. Oh, questo è DJ Paul El Stack. Oh, non vedi che c'è qua, è tua Ucraina. Madre Russia Remix, carino questa. Questa non l'avevo comprata all'epoca, però è carino sto disco. Sì, ma io sto inquadrando questo e tu indichi quello dopo. No, vabbè, questo intanto inquadriamo questo. No, quest'altro l'ha inquadrato, no? DJ sì. Bull. Vai, vai. Ok, parlava andiamo. di questo. Parlavo di questo. Ucraina è Ucraina. Prodotto da Phil J. E qui c'è Madre Russia Mix, Giornale Mix, è del 1995, e questo è davanti, questo lo senti in una compilation Top Secret Records di Hit International. Però questo è un bel disco, Ucraina è Ucraina, e sta Russia. Morato la fiebre. Opla, di qua. Apriamo. Vabbè, qua c'è solo scritto DFC. Lo giriamo, così lo mettiamo bene. Inquadriamo. Moreno dice Ucraina è una vecchia pubblicità. Eh sì, lo so. La ricordo. L'avevo preso, prestato e mai più reso. Vedi, non si presta nelle Non si cose. presta nelle cose. Questo l'abbiamo ripreso? Se no devi Questo farti è lasciare la Moratto, cauzione, la Moreno. fiebre. 50 euro di cauzione, restituzione. Vengono ridati i Momentate. 50 euro, anche perché mo se riescono a trovare più facilmente all'epoca, almeno qui a Roma, quando perdevi un'edizione era pure difficile, non si sapeva se la ritrovavi, eh. Noi avevamo tanti negozi di dischi qui a Roma perché c'era Goody Music, dove avete visto che io sono stato, Discoteca Laziale, c'era Remix, ce n'erano tanti altri pure oltre a loro, c'era Magic Sound a Piazza Re di Roma, però. Dai. Discovery Missing. Discovery Missing. Che cos'è sto coso? Discovery Missing dovrebbe essere il remix di Missing, la canzone che diciamo si conosce. Andate di qua. C'è il Club Mix, il Radio Mix e l'Ibiza Oddio, sta Night. bolla tutto. Si alza il vento qua. Vabbè, abbiamo quasi finito. Quindi, ecco, ne mancano 2, 4, 5, 6. Stella, You and Me Remix House of Music. Dove vi faccio vedere l'etichetta dall'altra parte. Io, infatti, la mia idea è fare tutte le foto anche alle etichette. Vedete, le etichette sono carine, molte. All'epoca ci studiavano un po', ci perdevano un po' di tempo. Da una parte mettevano tutti i titoli, qua dal logo side. Andiamo avanti, Spy Records, Slippers, I'm Talking to You. Alferio dice i dischi sono di proprietà personale, non si prestano mai. Come i libri, io sono della stessa Esatto. idea. Come chi c'ha i libri, e io non prestavo mai neanche le cassette, sapete che io sono molto fissato con le cassette, quindi. Eccoci qua con Slippers, I'm Talking to You. Ok, Paco Gill, Dimension Divertida. Questo pure andò parecchio, me lo ricordo come titolo, quindi Dimension Divertida. Paco Gill. Andiamo avanti, T-Driver, Piano in House.
T-Driver, Piano and House, cioè Piano Piano Mix e Sub Mix. L'LB, qui c'è di mezzo l'LB come produttore. Alfredo compagni oggi, auguri! Auguri! Auguroni! E Renata, potresti regalargli qualche disco? Ecco, quello che sto facendo per prenderli questi. Allora, la Musette, Le Garcon de la Fête. Qualcosa mi dice che è francese questo disco. Etichetta Hit for Fun. Hit for Fun, l'etichetta Hit for Fun. Oh, andiamo avanti. Come to Me. Vediamo dentro il disco. Come to Me. Com'è? È storto così. RS DJ. Qui c'è pure il codice a barre, non tutti ce l'hanno il codice a barre, eh? Per esempio questo non ce l'ha. mi hanno detto il disco GS col codice a barre prende tutto subito. Alferio, neanche noi sappiamo dove metterli, infatti ce l'abbiamo ovunque. Adesso ce l'ho per tutta casa. Talisa, Burning Up, questa famosissima. Extended Mix, Radio Mix, Club Mix. Vanna B Mix, Unplugged Mix, tutti i mix, eccoli qua, tutti i mix, Time Records, mamma mia. E poi l'ultimo per oggi, Lost Witness, Red Sun Rising. La copertina mi ricordava Sunrise del nostro Deepak Murthy. Vi invito ad acquistare Sunrise nei migliori store digitali, nei negozi digitali che vendono musica digitale, e a vedere e a far salire le visualizzazioni del video su YouTube, visto che ci stanno tanti scemi che fanno 12 milioni di visualizzazioni in un attimo, e poi tante persone brave come il nostro Deepak Murthy, che ha fatto quel brano bellissimo, il video anche molto molto bello. Ho avuto modo di scrivere una piccola recensione sul video, e poi fanno poche centinaia di visualizzazioni, che rispetto a milioni di visualizzazioni sono praticamente un buco nell'acqua. Però ieri ho scoperto purtroppo l'esistenza di Signorino. Odio mio fratello per avermelo fatto conoscere, anche se anche lui ci rideva sopra. Però è crollato l'ultimo barlume di speranza per l'umanità e per i futuri giovani. No, a me, ecco, Moreno ha pubblicato il video di quel ragazzo che adesso che stava con Gianni Morandi, come si chiama? Sì, ho capito, mo mi viene il nome. Non mi viene il nome, vabbè. Comunque è molto bravo, il video mi è sembrato molto bello, ben girato, ha coinvolto Albano. Quella è una cosa simpatica, divertente. Era una cosa simpatica, pure una bella idea. La musica, diciamo, già remixata. Oddio, non mi viene il nome, pure lo conosco. Vabbè. Sì, ma adesso non mi viene il nome. Forse se è connesso. Rovazzi, bravo. Rovazzi. Ma Signorino, no, dai, Signorino. Sì. Rovazzi va benissimo. Mi è piaciuto almeno questo video, ha coinvolto parecchie persone. Allora, volevate sentire, c'era stata una richiesta D&G e poi aspetta, un'altra cosa D&G. Vabbè, Moreno aveva detto una cosa. Ecco, D&G. Questo dopo dividività lo vogliamo sentire. Mi hai visto bene o male, un po' me lo ricordo. Vogliamo sentire pure questo? Che differenza c'è con Sunrise? La Lisa si conosce. Questo addirittura faceva parte di una discoteca. Dischi nazionali e di importazione, questo stava a Milano. Music Time a Milano, qualcuno la conosce? Viale Monza 233. Viale Monza 233, Music Time a Milano. Da lì viene questo disco. Questi altri bene o male si conoscono. Oh. Allora, ora lasciamo questi qua. Ma portiamocene pure un altro. È proprio il problema che piace, il problema.
Ciao Chiara, guarda che siamo in diretta, ah, sta in costume da bagno lei. Io apro la finestra. No, perché quale? Poi usciamo, amore. Andiamo alla Pepex. Io rimango Andiamo. Qua. Va bene. Allora. Un po' di luce. Sì. Non c'è luce oggi. Fa niente, però comunque preferisco. Intanto bisogna accenderla perché. Ah, qui c'è dimensione suono soft che va. Però non ci mettiamo qui oggi, mettiamoci qua, guarda. Tra poco farò l'ultima diretta da questa postazione. E anche perché tutta sta roba va via da qua. E finalmente torna ad essere un salone normale. Posso ripulirlo, risistemarlo? Sì, sì, lo dobbiamo pulire, sistemare. Allora, aspettate che l'ho tutti incasinati sti dischi, ok. C'era Rocket Man, la stanno trasmettendo ora. Ieri mi sono divertito con questi due dischi che facevano parte sempre dell'altro lotto. Uno è questo, non mi sono sentito, La Fuente dell'Energia. Bello, un bel disco. Lo rimettiamo via. E poi quest'altro, sempre su Digit International. Su Digit è Vax, Caffè del Mare, pure questa molto bella. Non li sono sentiti più di una volta. Allora. Che c'è? Chiara, mi fa un piacere, mi prendi il telecomando di quello stereo, stasera un altro giradischi? Allora. Vediamo un po' di sentire questo. Quale ci sentiamo? Early 70 Mix, Molella Bassover, La Dolce Vita Mix, Night and Day Mix, Underbeat Mix. Che mix ci sentiamo? Io direi Molella. Questo poi è strano che gira tutti e due i lati a 33 giri. Io ho un sacco di dischi che un lato gira a 33 e un lato a 45. Ecco, rimettiamo tutto a zero. Tac, tac. Allora, Molella Mix. E no, qua c'è solo due. Hanno sbagliato pure a scrivere This Side, Other Side. Perché qua mi sembra che sono due. E io devo mettere la seconda, ma la terza non c'è. Ecco. La due di questa. Allora, mo lì è troppo basso, dammi. Sta a meno 64 dB, quando si sente qua? Non si sente niente. Ok. D&G, is D&G. D&G, is D&G. D&G, is D&G. D&G, is D&G. D&G 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 is D&G. 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 Stessa etichetta, notare. Pure questo ci sarà Molella? Mettiamolo uno di questo. Ma pure sollevare il coperchio del video, pure se ci sarà l'altra volta il gelo. Non ci può essere. Perché non ci può essere? Non ci può essere, che non ritorna da te. No, nel senso un altro. Sì, ma abbiamo una colonia, dai. Ciao Nicola! Are they here? Is everybody here? Hooray! Hooray! Hooray!
Questo è bello, eh? Anche questo mixer che l'ha messo un po' da parte, non vi metterò lo stesso, però per altre cose. Cina. Sì. La tappettina. Mi faccio di più dopo quando devo dire. Ma inizia a... No. Inizia a... Ma così fate bere la serveruta perché sto più comoda per casa. Mamma. Ti saluta Lucio Moschetto. Non sente. Mamma. Thank you.
Ma ricordavo questo. Bello. Está soñando y la fiesta está empezando y el cielo se instala y las luces los apagan. Soy amigos de color, trastrados para el ojo, que te quieren la montaña, tú me hagas de araña y que afundan al momento. El sonido, que nos ponga su trampa, que nos diga que la ruta, el camino de la vida divertida, de la vida en dimensiones, dimensión, divertida, dimensión. Divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, es la fiesta. Entonces echamos la última. Red Sun Rising.
dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, con femivas de Oscorralda y los claves que las pegan, con sus alto dimensiones, combinado tecnovil, bajo pila a mí me llaman, en Cariasias conocido, por la fiesta el borrollo, que al ya les di. Che bellissima, mi ricorda parecchio quella di Divac, eh? Non so se si sente bene, si sta sentendo bene? Questa è tutta la intro. Mancheranno questi tasti qui, pancin, mi pare che il mixer nuovo non ce l'ha. Io ci lavoro parecchio col tasto pancin. Noisemaker.
ventilation, non è che noi ce le facciamo mancare, Questa selezionata da Albertino, Nonno 1993. C'è un po' di tutto. Qua dove te giri sono dischi. C'è ancora qualcuno collegato che scrive? Sì. Vasco Rossi. Vasco Rossi. Il mondo del Corriere. Vivero niente, e qui ci sono quelli che stanno uscendo in edicola di Vasco, piano piano li sto prendendo, mettiamo tutti insieme, io sto cercando di mettere un po' tutti là, c'è tutta la collezione dei Queen e più altri, lasciamo andare, poi ci salutiamo, manca poco, 30 secondi. Simply Red Festival Bar. Mariah Carey. Cioè, qui c'è tutto proprio lo scibile. Tutti i generi. Qui ecco. Lisa Stanfield. The Bodyguard. Che ti ricorda? Alessandro. Lisa Stanfield, The Bodyguard. Ragazzi, siamo arrivati addirittura proprio... Adesso la canzone sfuma, o non lo so perché non la conosco, però penso che iniziato finisce. Vi ringrazio anche di aver visto questo video. Ci sarà anche un prossimo perché ce ne sono ancora un sacco di dischi dentro. A posto, ci siamo sentiti quattro dischi, siamo stati insieme. Mi ha fatto piacere, un saluto a tutti da Reni J, continuate a seguirmi sui canali Mixcloud e su Facebook, come avete visto io ho un sacco di musica di tutti i tipi, quindi non è che faccio solo 90, 80, faccio pure cartoni animati, sigle, colonne sonore di film, tutto, quindi niente, mi diverto così. E adesso sto mettendo un po' a posto perché qui ovviamente è diventato un po' un problema, pandemonio. Un pandemonio, come dice mia figlia. Grazie a tutti di avermi visto, al prossimo video, ciao!